dal mese di gennaio abbiamo identificato e controllato circa 18.000 persone. Siamo intervenuti in numerosi episodi accaduti e abbiamo denunciato in stato di libertà o arrestato più di 20 persone. Così il dirigente superiore della Polizia di Stato Michele De Tullio sull'attività della Polfer alla stazione di Pescara. Una presenza costante grazie ai 25 agenti che a rotazione assicurano il servizio di prevenzione e sicurezza. Una percezione di legalità che da questa mattina aumenta con la consegna da parte di Rete Ferroviaria Italiana di un nuovo spazio, lo stesso già utilizzato dalla Polfer durante il recente G7. Noi siamo presenti da anni qui con degli uffici che sono collocati sull'altezza dei binari al piano superiore. Adesso questo nuovo ufficio ci consentirà una presenza maggiore e nell'interesse ovviamente della cittadinanza e di tutti coloro che usufruiscono di questi spazi. La stazione di Pescara è frequentata ogni giorno da circa 8.000 persone che vi si recano per utilizzare gli oltre 200 treni quotidianamente in servizio o per frequentare le varie attività commerciali presenti. Sentiamo Giovanni Ciardiello, responsabile Abruzzo RFI. Una presenza importantissima. Quando parliamo di qualità del servizio offerto non si parla solo di puntualità dei treni, ma gioca un ruolo fondamentale la tranquillità che devono avere i viaggiatori e i passeggeri che transitano per questi luoghi. Questa aumentata percezione di sicurezza rende i nostri viaggiatori più tranquilli e quindi il ritorno di investimento di attivare un posto di polizia ben visibile nell'atrio della stazione è un ritorno immediato.